Buongiorno traders, buongiorno di Investing, buongiorno alla community di Renato, buongiorno a chi mi segue sui miei canali social. Oggi molti di voi avranno già pranzato probabilmente, quindi insomma per chi non avesse ancora pranzato, buon pranzo. Per chi avesse già mangiato, buon digestivo, buon caffè, ecco, diciamo così. Allora, per ehm, Partiamo da alcune considerazioni di carattere fondamentale, perché ovviamente molti, credo anche giustamente, si saranno chiesti qual è il motivo che sta nuovamente spingendo i mercati azionari al rialzo e quindi conseguentemente il dollaro al ribasso. Ormai la correlazione la conosciamo tutti, quindi. Non sto lì a rispiegarla, trovate tantissime spiegazioni sui video dei giorni precedenti, ma anche dei mesi precedenti, perché ormai andiamo avanti con questa correlazione da tempo. Direi che è molto più interessante capire quello che sta succedendo. Perché l'altro ieri, lo ricorderete, Trump improvvisamente era sera qui in Italia, aveva dichiarato che eh, i colloqui per l'approvazione del piano di misure fiscali erano stati interrotti e eh, avrebbero riparlato della questione dopo le elezioni, quindi presumibilmente nel mese di dicembre. Eh, con quella notizia i mercati erano venuti giù, erano venuti giù violentamente, in maniera piuttosto eh, inaspettata, ma con Trump lo sappiamo, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, <ride> insomma, eh, in questi ultimi anni i suoi tweet sono... Da un certo punto di vista, ecco diciamo così gioi e dolori perché da un lato aumentano la volatilità che può servire per fare appunto operazioni molto interessanti intraday, dall'altro lato può mettere in difficoltà anche e soprattutto nell'intraday qualora si abbiano degli stop magari stretti. Perché sono elementi imponderabili che vanno a inficiare l'operatività quotidiana. Sul multiday è un altro discorso, però anche in quel caso insomma, possiamo osservare dei cambiamenti di trend ripentini proprio a causa di questi tweet. E quindi non ci stupiamo più di niente, però poi Trump evidentemente sulla reazione dei mercati aveva anche twittato che comunque sia eh, qualche aiuto alle aziende, alle società maggiormente colpite dagli effetti economici del covid eh, lo avrebbe dato e giusto ieri. Eh, Pelosi e Mnuchin hanno fatto sapere che si sta ragionando su un pacchetto, se non erro, di 25 miliardi, trovate la specifica all'interno dell'articolo, di dollari chiaramente destinato alle compagnie aeree che sono appunto uh, all'interno di uno dei comparti più colpiti dalla crisi a seguito del coronavirus. Altri elementi che troverete sempre all'interno dell'articolo e che ci devono far ragionare riguardano l'esito delle elezioni. Perché eh, diciamo questo, gli ultimi sondaggi vedono Biden avanti di una ventina di punti, c'è cioè chi dice 15, 17, 20, ma quello che conta alla fine è che un po' tutti i sondaggi danno un'ampia vittoria a Biden. Però ci sarebbe anche un altro discorso da affrontare, ovvero Camera e Senato, quindi chi prenderà il controllo del Congresso? Perché... Il congresso al Senato potrebbe essere controllato appunto dai democratici e pare che i mercati stiano apprezzando questa scelta perché, perché comunque eh, nonostante eh, all'interno del programma dei democratici si parli di aumento di tasse e di tutta un'altra serie di questioni che potrebbero non giovare all'andamento dei mercati, però dall'altro lato i democratici sono anche coloro che hanno proposto il piano di aiuti fiscali più ampio. Parliamo di 2 mila miliardi di dollari, mentre i repubblicani avevano proposto qualcosa in meno. Comunque, qualora dovessero vincere i democratici, i mercati avrebbero la certezza che si andrebbe all'approvazione di quel piano. Ma attenzione perché la Camera, comunque, potrebbe rimanere sotto il controllo dei repubblicani e quindi sarebbe un problema andare poi a discutere qualsiasi misura, qualsiasi legge, qualsiasi proposta di legge potrebbe portare appunto a degli scontri e potrebbe portare a delle lungaggini che ai mercati non piacciono ricordiamoci che ai mercati non piace l'incertezza quindi questi sono tutti elementi che dobbiamo considerare però fatto sta che in questi ultimi giorni stiamo osservando una certa nelle ultime 24 ore, diciamo, una certa euforia che ha riportato. Sull'azionario soprattutto ha permesso di recuperare le perdite della giornata precedente e siamo andati anche oltre eh, determinati livelli, stiamo provando a rompere determinati livelli come vedremo sui grafici tra non molto, però prima di andare a vedere i grafici, beh, ieri sui verbali della Fed sono emersi alcuni particolari molto interessanti, in modo particolare eh, si è parlato, è emerso che insomma stanno prendendo in considerazione... I membri dell'organo decisionale ovvero il FOMC, la possibilità di nuovi acquisti di asset. E anche mh, per quanto riguarda le obbligazioni, si è parlato tanto del controllo della curva dei rendimenti, eh, potrebbero esserci degli interventi. Questo è emerso dai verbali. Non a caso, i rendimenti ieri poi sono saliti, eh, soprattutto sulle scadenze più lunghe, con il decennale che è tornato ai massimi da oltre un mese. Eh, e questo potrebbe essere un elemento ovviamente che va a sfavore del dollaro ma che potrebbe essere preso in considerazione dalla Fed per qualche manovra di controllo quindi eh, attenzione perché insomma questi sono tutti eh, fattori come leggete anche nel, nel titolo dell'articolo pubblicato all'interno del mio sito che potrebbero andare a, a impattare eh, in maniera particolare eh, nelle prossime settimane sull'andamento dei eh, mercati. E a questo punto direi di passare eh, sui grafici, partiamo dall'S&P 500 perché come vi dicevo Attenzione, attenzione perché stiamo uscendo fuori dall'area di resistenza che ieri è stata rotta ma non in maniera convincente, nonostante insomma qui questo CFD dell'S&P 500 evidenzi un 2,21% di guadagno, comunque avete visto gli indici hanno chiuso con guadagni i tre indici americani compresi tra l'1,7% e l'1,9%, parliamo di indici. Eh, però oggi è molto interessante notare cosa? Che stiamo provando proprio a rompere quel massimo che io avevo definito importante il 16 settembre 2020. Chiaramente, perché a quel punto dovessimo confermarlo in chiusura daily, qui si aprirebbero le porte per ulteriori rialzi che ci potrebbero portare persino in area prima 3480, poi 3493, facciamo 3005 e successivamente 3510. Diciamo che l'area di 3005 potrebbe essere il prossimo target. Oggi c'è dal Delta lo, lo, si vince, pressione in acquisto, quindi sarà molto interessante capire nel pomeriggio che cosa succederà e lo vediamo anche sul Nasdaq che Guadagna uh, in questo caso lo 0,77%, stiamo provando a riportarci sopra quest'area di resistenza, anche in questo caso vedete c'è un tentativo di rottura, già c'era stato nella giornata del 1 ottobre, poi eh, c'era stata la giornata del 2 ottobre che aveva riportato giù le quotazioni. Quindi occhio perché se dovessimo rompere questi massimi relativi anche sul Nasdaq si potrebbe andare al rialzo. Qua la pressione di, vendi, di acquisto scusate eh, non la vediamo ma teniamo d'occhio soprattutto l'SP 500 in questo periodo. Il DAX molto interessante perché è andato oltre l'area dei 13.000 punti. E, eh, il prossimo livello di resistenza importante è intorno ai 13.220. Quindi, situazione da seguire eh, oggi con particolare attenzione. Tra oggi e domani mi verrebbe da dire perché potrebbero succedere delle cose molto, molto importanti eh, dal punto di vista della propensione al rischio. Eh, ovviamente le materie prime stanno beneficiando di questo andamento. Il gold, per tutta una serie di motivi, soprattutto per la correlazione inversa col dollaro, sta salendo leggermente. Oggi si sta provando a sganciare dall'area di supporto compresa tra i 1880 e i 1860. Abbiamo sempre i 1900 dollari, poi 1910 o 20 come possibili target rialzisti. Per quanto riguarda il petrolio, beh, si sempre lì guardate però oggi come sta mettendo a segno una performance interessante si sta riportando sopra i 40 dollari sta usufruendo chiaramente della spinta dell'azionario ma il prezzo di equilibrio dei 40 dollari regge e lo avevamo detto quindi sull'ottica multiday è difficile operare sull'intraday può essere interessante dollar index prima di passare ai cambi lateralità c'è stato un tentativo di ripartenza ieri vedete il nuovo ribasso oggi siamo in fase di incertezza una doji Pulitissima fino a questo momento da ciò si evince che um, l'apertura di wall street sicuramente sarà molto importante per darci qualche indicazione in più e questa incertezza la vediamo anche sui cambi principali laddove appunto c'è il dollaro perché sul dollaro yen siamo andati a testare l'area di 106 adesso c'è resistenza lo si evince anche dal volume profile qua vedete che c'è un bel blocco volumetrico che funge da resistenza dovesse rompere con decisione l'area di 106 potrebbe accelerare verso 107 dollaro americano contro dollaro canadese. Sta soffrendo il petrolio che eh, appunto sta assalendo, quindi si sta rafforzando conseguentemente il canadese e vedete che eh, il cambio sta scendendo. Eh, stiamo andando a ritestare nuovamente questo massimo relativo e eh, la tenuta di questo massimo relativo è importantissima per sancire e decretare la partenza al rialzo di un nuovo impulso. Viceversa, dovessimo tornare al di sotto di questo massimo relativo, attenzione perché potremmo estendere nuovamente eh, le vendite sino all'area di 1,31. Eh, dollaro franco svizzero: eh, c'è poco da dire. Siamo in area di resistenza intorno al 0,92 vediamo quello che succederà, andiamo sul neozelandese che chiaramente oggi sta usufruendo della spinta dell'azionario, vedete che sino a questo momento abbiamo una bella eh, hammer eh, rialzista, però abbiamo sempre il livello di resistenza in area 0.66, quindi occhio ma se dovessimo tornare sopra questo livello, beh, allora lì si potrebbe già nuovamente ripensare a degli acquisti. Con primo obiettivo intorno all'area 0,66 e mezzo, e poi eventualmente a risalire e recuperare questi livelli laddove c'era stata questa discesa pazzesca. Eh, però mh, prima ripeto dobbiamo recuperare l'area di 0,66 con una chiusura giornaliera sterlina dollaro è preda della volatilità per la questione brexit ogni giorno arrivano dichiarazioni di vario genere quindi volatilità sulla sterlina con movimenti che si vedono molto bene nell'entra dei rialzisti e ribassisti non è facile insomma tradare in questa situazione la sterlina per quanto riguarda l'euro dollaro Beh, anche qui eh, fase lateralità l'1.18 eh, si è fatto sentire. Eh, vediamo se ci sarà un'estensione del movimento ribassista. A questo punto possiamo cancellare anche questa freccia, perché fin tanto che non violiamo nuovamente il supporto in area 1.17 È difficile parlare di ripresa eh, dell'impulso, eh, anzi, della partenza di del nuovo impulso ribassista. Però fatto sta che stiamo facendo massimi decrescenti, minimi decrescenti. Ora vediamo se questo effettivamente sarà un massimo relativo decrescente, oppure se andremo alla rottura e quindi una nuova accelerazione del. Euro dollaro al rialzo, un po' di incertezza sulle valute, come vi dicevo, c'è, lo si evince dal dollar index. Lo stiamo vedendo qua sui cambi principali. L'australiano sta usufruendo, così come il neozelandese la propensione al rischio. Quindi oggi sta spingendo al rialzo. Anche qui abbiamo una resistenza intorno all'area 0,72. Se dovessimo violarla, beh, allora potremmo ragionare al rialzo. Diciamo che in questo momento lo 0,72 per chi magari ha uh, un'operatività intraday potrebbe essere un target giornaliero, anche perché quelli che vedete in rosso qua sono i POC giornalieri. Siamo sopra il POC della giornata odierna, quindi il volume profile giornaliero, la distribuzione volumetrica si sta spostando verso l'alto. Eh, anche se definire la distribuzione non è molto corretto, perché mh, distribuzione e accumulazione sono due concetti fondamentali per un altro tipo di operatività, quella che utilizzo io con i volumi, ma questo è un altro discorso. Però, diciamo che eh, i volume profile i blocchi ecco, volumetrici più importanti, si stanno spostando verso l'alto e quindi potrebbe esserci una tendenza rialzista tra l'altro il POC di ieri e quello di oggi lo vedete sono pressoché allineati quindi qui abbiamo un bel livello di supporto per eventuali discese intorno a 0,71 e 38 e potrebbe essere quello un target ribassista in ottica intraday e viceversa 0,72 potrebbe rappresentare appunto un target rialzista eh, in intraday però attenzione a questi due poco allineati in area 0,71 e 81 quindi una ventina di pips a salire una ventina di pips a scendere questi potrebbero essere i target ripeto interessanti per l'intraday e con questo direi che è tutto io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento a domani ciao a tutti